Ci troviamo qui in compagnia di Susanna Tamaro e vorremmo fare due domande. Prego. Ok, allora, dove trova l'ispirazione per i suoi libri? Ma camminando in giardino, andando in giro nei boschi, andando in bicicletta, andando in canoa, in mezzo alla natura. Poi, quando lei termina di scrivere un suo libro, come si sente? Cioè, molti scrittori si sentono vuoti, invece lei? No, io mi sento molto felice perché se sono contenta del libro ovviamente, perché ho fatto qualcosa così di cui sono felice, di cui sono orgogliosa, dunque sono molto felice. E poi perché posso tornare ad andare in bicicletta, andare in canoa, smettere di stare chiusa in casa a lavorare, dunque no, sempre felice. Quando è nato questo amore per la natura? Ma questo fin da bambina, infatti io sognavo di fare non lo scrittore, che proprio mi sembra una cosa noiosissima, ma volevo fare la guardia forestale, solo che quando ero piccola le donne non potevano farlo, dunque dovevo immaginare un altro lavoro, però mi è sempre piaciuto stare nei boschi, camminare, andare sul mare, cioè nella natura sono sempre stata felice, mentre a scuola, in altri posti no. Un consiglio per i suoi lettori, non so. Ma sempre di stare, guardare molto la natura, perché la natura ci rende felici, ma stare con lei ci dà le risposte alla nostra vita, proprio imparare a guardarla, ascoltarla, vedere gli alberi, capiremo tante cose di noi. E poi un'ultima domanda, il suo libro preferito dei suoi? Questo è difficile. Devo dire che in questo momento non dico perché è l'ultimo, ma Il Grande Albero è in assoluto il mio preferito, perché è un libro divertente, pieno di fantasia, un po' pazzo, e però anche molto emozionante, molto commovente. Grazie mille. Sì.